Presidente Sebastiani, dopo la sconfitta con la Juventus si pensa già alla gara di Roma, calendario che non regala partite sulla carta abbordabili al Pescara, resta però la fiducia della società in questa squadra, in questo tecnico? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Non solo resta la fiducia, resta la consapevolezza che qui non ci sono partite facili, non è che la Roma è difficile e poi il Cagliari è una passeggiata. Sono tutte partite difficili perché la Serie A è questa e noi se ci vogliamo stare, vogliamo provare a rimanerci, dobbiamo metterci qualcosina in più in termini di impegno, in termini di cattiveria agonistica, perché probabilmente è quello che ci è mancato fino adesso. Abbiamo giocato delle bellissime partite, abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo sul campo. A livello di complimenti penso che siamo la prima squadra nel campionato, a livello di punti non lo siamo. Dopo la partita con la Roma, 4 partite però da non sbagliare, con 2 scontri diretti in trasferta a Crotone e Palermo. Sì, sì, diciamo che sulla carta dovrebbe cominciare il campionato del Pescara. Abbiamo sbagliato qualcosa negli incontri precedenti e abbiamo raccolto qualche punto magari dove altri non l'hanno fatto. Non credo che qualcuno della società o anche tra il mister e i giocatori si fosse illuso di poter fare un campionato diverso. Noi sapevamo qual era la nostra strada quest'anno, che era una strada di sofferenza, di grande sofferenza, ma di grande sacrificio che devono fare i ragazzi, deve fare la società, deve fare il mister, devono fare tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Pescara. Ultima battuta, bilancio tutto ok? Ieri c'è stata l'approvazione? Ma sì, a parte c'è stata l'approvazione, ma io credo che se una società lavora per il bene della società in primis, e soprattutto una società che negli ultimi 3 anni ha tolto dall'imbarazzo tutti i soci, vecchi e nuovi, perché tutti quanti noi avevamo delle firme presso le banche. Oggi non c'è più una firma presso le banche, penso che qualcuno mi debba dire grazie, non debba venire nemmeno a chiedere che cosa abbiamo fatto.